Sappiamo che il 70% dell'universo è costituito di energia oscura. Che cosa sia, la scienza non lo sa. Ma gli scienziati ci dicono che di fatto l'energia oscura va espandendosi a velocità superluminare, espandendo di fatto lo spazio tra le galassie. Il 25% dell'universo è costituito di materia oscura, anch'essa ignota. Si chiama così perché è invisibile e non è materia solida. Non riflette la luce, non l'assorbe e non ne emette. La scienza la definisce materia perché, come la materia, piega lo spazio-tempo ed è responsabile anche della forza di gravità del cosmo. È la forza di gravità che tiene insieme le galassie, consente alla Terra e ai pianeti di ruotare e alle stelle di compiere i loro movimenti. È la forza di gravità che ci fa mantenere con i piedi ben saldi a terra. Almeno così si ritiene, anche se per qualcuno il fatto che la mela sia caduta dall'albero e sia rimbalzata sul naso di Newton è stato a causa della curvatura dello spazio-tempo. 70 più 25 fa 95. E questa cifra rappresenta la somma della nostra ignoranza in materia. Che cos'è poi il restante 5%? Bene, il 99,9% di esso è formato da idrogeno ed elio. Resta lo 0,1%, che è l'universo visibile, pianeti, stelle, gas, nebulose. Parte è anche polvere interstellare. In forza di ciò, il 99,999% dell'universo è sconosciuto e nelle condizioni attuali per la maggior parte inconoscibile. Il nostro corpo è composto soprattutto di carbonio, azoto, ossigeno, tutti elementi originati dalle stelle, prodotti dalle supernove e dalle stelle intergalattiche. Il nostro corpo è il risultato del riciclaggio della polvere stellare. Potremmo quindi dire che noi esseri umani siamo un aggregato di polvere di stelle, di consapevolezza e di coscienza. Se mancasse uno di questi elementi, non esisteremmo. Non siamo il nostro corpo e neppure il nostro cervello, ma siamo coscienza in evoluzione come universo e cervello insieme. Il nostro corpo non è mai lo stesso con il passare del tempo. Mutano atomi, molecole, cellule. Ad ogni respiro espelliamo dal nostro corpo 10 alla meno 22 atomi che provengono dalle cellule del nostro corpo. Potremmo dimostrare matematicamente, dichiara Deepak Chopra, medico e saggista indiano, del quale ho seguito alcuni seminari, che possediamo 1 milione di atomi nel corpo che una volta appartenevano al corpo di Cristo o a Buddha, come pure a Shakespeare o a Dante Alighieri o a Raffaello o a chiunque altro ti venga in mente. Tutti questi atomi sono stati assunti dal nostro corpo dopo essere passati attraverso i corpi di tutte le altre specie dell'universo. Sono appartenuti a un contadino vietnamita, a un autista di taxi di Pechino, a un baobab in Africa. Di conseguenza possediamo particelle, molecole che solo un mese fa appartenevano a loro e adesso le abbiamo noi nel nostro corpo. Insomma, per dirla tutta, siamo costituiti da materiale di riciclo. Siamo formati da cellule che si riciclano in 5 giorni, altre in 3 mesi. Cambiamo pelle ogni mese, persino il DNA si modifica col tempo. Che cos'è il DNA? In fondo lo potremmo definire la memoria dell'evoluzione. Per il 98% è uguale a quello di uno scimpanzé, per l'84% è uguale a quello di un topo, e per il 65% all'incirca a quello di una banana. Di vista genetico rappresentiamo una colonia di batteri e di virus ambulante, ma ti prego di credere che non siamo il nostro corpo. Il nostro corpo racchiude in se stesso l'attività dell'universo inclusiva di tutto, dall'energia oscura alla materia oscura, la polvere di stelle e lo spazio-tempo. Il cervello stesso non è una struttura, ma un'attività, proprio come il resto del corpo.
ad ogni nostro pensiero, emozione, sensazione, con la visione, l'intuizione, l'ispirazione, non facciamo altro che cambiare le strutture neurali del nostro cervello. Mentre adesso mi ascolti pronunciare questi concetti, il tuo stesso cervello sta mutando. In esso sta formandosi una nuova rete neurale che si manterrà nelle tue strutture cerebrali solo se continuerai a riflettere, ad esercitarti su queste informazioni. Se invece, una volta finito il video, non ci penserai più, questo nuovo network di neuroni si sfalderà e svanirà come qualsiasi idea che ti venga in mente e non appunti sulla carta. Ovviamente anche la mente, intesa come laboratorio del cervello, è un'attività. Che cos'è la mente? I nostri pensieri, intessuti di ricordi, convinzioni, desideri, emozioni, immaginazione. Sono le nostre esperienze del passato. Sono il karma, direbbe un pensatore orientale. Il karma è ciò che è successo in passato, crea ricordi, immaginazione, desideri, i quali a loro volta creano nuovo karma. Questo in fondo è il viaggio dell'anima attraverso il tempo cosmico secondo la tradizione orientale. Che cos'è la mente? Un processo sia relazionale, nel momento che queste mie parole e pensiero si intrecciano con la tua consapevolezza, come di quella di ciascun altro ascoltatore, sia inclusivo nel corpo. I pensieri hanno una correlazione diretta con la biologia e con la chimica del corpo. Possono stressare producendo ormoni come il cortisolo e la noradrenalina, ma possono anche produrre endorfine come l'ossitocina, l'ormone dell'amore, la dopamina, la serotonina. Tutte queste molecole chimiche ci fanno stare bene, cambiano la nostra biologia, ci fanno letteralmente guarire. Il pensiero non viene elaborato solo a livello mentale, ma anche a un livello più profondo che chiamiamo spirito o anima, ovvero sé. Se qualcuno ti rivolge parole di approvazione per ciò che hai fatto, il cuore, già che queste parole provengono da persone che stimi, ti si gonfia di gioia. Ma se quella stessa approvazione viene da persone che non godono della tua stima e fiducia, ecco che queste parole produrranno ansia e timore dell'imbroglio. Dov'è che viene elaborato il significato? Il senso di quelle parole non sta nel cervello, ma nel sé. Vale lo stesso per l'intuizione, l'ispirazione, la creatività, l'illuminazione, il senso di libertà. Queste non sono qualità della mente, ma del sé, in connessione diretta con il campo unificato di infinita intelligenza e infinito amore. Le soluzioni spirituali non arrivano dal cervello, ma solo dall'anima, dal sé. La mente è il luogo della riflessione, del ragionamento, della logica, del giudizio positivo o negativo che sia. In realtà tutti i problemi che coinvolgono la sofferenza umana vengono creati dalla mente, dall'ego, che si identifica con talune esperienze per escluderne altre. È proprio ciò che sta accadendo ai nostri giorni. Pandemia, dittatura terapeutica, disastro economico, terrorismo mediatico, guerra, paura incontrollata, nascono dal flusso continuo di informazioni a senso unico e di energia negativa che avvelena l'ecosistema. Tutti questi problemi sono stati creati dalla mente umana, ma la loro soluzione non può essere affidata a quella stessa mente che ha prodotto una tale sofferenza a livello globale. Solo all'anima, al sé, è dato il potere di risolvere. Ma dove sta il sé? La mente è grezza e rozza, i suoi apparati percettivi non sono in grado di cogliere la vera realtà, la definiscono solo in senso materiale. E allora? Soltanto rivolgendo l'attenzione al proprio interno è possibile cogliere con un minimo di allenamento un barlume di quella che è la vera realtà, immateriale ma permanente, che rappresenta la nostra più intima spiritualità. Quantum Spirituality. La scienza ha scoperto il sentiero che porta alla spiritualità, in fondo al quale troverà Dio. Il nuovo libro di Alberto Lori, edito da OM Edizioni, a ottobre in libreria e sulle maggiori piattaforme online.